Ok, ben... Perfetto, buongiorno e buon pomeriggio a tutti e tutte. Benvenute all'interno di questo laboratorio dove faremo esperienza o come dire, toccheremo con mano un po' il progetto Lucy, il progetto didattico sull'intelligenza artificiale che abbiamo sviluppato quest'anno in collaborazione con l'Istituto Comprensivo 3, le scuole media Mattarella di Modena. Io sono Pietro Monari, sono project manager della parte education di Ammagamma. Dopo molto brevemente vi racconterò che cos'è Ammagamma. E il titolo di questo intervento è Lucy, esperienza curricolare di intelligenza artificiale. Chi sono i genitori di Lucy? Allora, i genitori di Lucy, Lucy fa proprio riferimento all'ominide, quindi ecco, il riferimento è proprio chiaro. Comunque, i genitori di Lucy sono, dal punto di vista dell'intelligenza artificiale, il manifesto della razionalità sensibile, di cui poi vi lascerò il link, ed Educare a pensare del 2019. Adesso vi faccio subito vedere di cosa sto parlando, partendo proprio da Magamma e spiegandomi un po' questo percorso che ha portato noi come azienda che sviluppa soluzioni di intelligenza artificiale a ragionare, a mettere in piedi, a costruire, soprattutto a studiare tanto sul tema dell'educazione all'intelligenza artificiale. Eccoci qua. Questo è il sito della nostra azienda. Come vi ho detto, la nostra azienda è una realtà modenese che sviluppa soluzioni di intelligenza artificiale e potrete navigare nel sito per leggere un po' quello che facciamo. Cosa succede nel 2019? Nel 2019, proprio noi tutti, diciamo, componenti dell'azienda, abbiamo fatto una riflessione proprio sul tema dell'intelligenza artificiale, perché Ammagamma nasce come Energy Way, infatti dopo vedrete alcuni video che abbiamo realizzato con ancora il vecchio nome, il vecchio marchio, nasce come azienda che elabora dati energetici, quindi il nostro ambito era l'energia. E l'evoluzione, nasciamo nel 2014, quindi dal 2014 al 2019 i dati diventano di tutti i tipi. Questo ci spinge a fare una riflessione sui temi dell'analisi del dato, non della matematica applicata, dell'intelligenza artificiale, ad approfondire sempre di più questo mondo. E quindi nel sito, poi scorrendolo, potete leggere questa storia, diciamo, questa narrazione che utilizza delle immagini, no? Dei disegni, come vedete, sono fatti a mano per un motivo, per rimanere umani, no? Ecco, e quindi potete leggerli, ma nel 2019, proprio a livello aziendale, abbiamo costruito insieme il manifesto della razionalità sensibile per riflettere su questa concezione umanistica antropocentrica dell'intelligenza artificiale. Ecco, anche questo, diciamo, ci vorrebbero forse una serie di incontri per approfondire questo tema, però era importante per noi partire da qui proprio per coinvolgervi, coinvolgere tutti quanti che ci state ascoltando e che siete interessati al tema dell'intelligenza artificiale all'interno di questo mondo complesso. Per chi ha ascoltato l'intervento stamattina, siamo in una dimensione interconnessa, ipertecnologica, e quindi noi viviamo integrati all'interno di un mondo reale e virtuale. E all'interno di questo mondo la matematica, i numeri rappresentano la realtà che noi viviamo. E quindi tutti questi pensieri, queste riflessioni, anche da un certo punto di vista molto filosofiche, ecco direi molto umane, abbiamo cercato di riassumere all'interno di questo manifesto. E il passo successivo al manifesto è stato un laboratorio sensoriale basato proprio sulla dimensione, sulla coesistenza dell'analogico e del digitale, per creare un'esperienza,
un'esperienza, come dire, reale, diciamo, atta a far comprendere i fondamenti dell'intelligenza artificiale. Questo laboratorio, adesso ho tolto l'audio perché ci sono io che posso parlare, questo sono sempre io con i capelli più corti, qualche anno fa, un po' più giovane, ecco, pre-pandemia, diciamo, educare a pensare ha come obiettivo quello di spiegare a tutti, a un pubblico generale, cosa sia l'intelligenza artificiale. Infatti l'abbiamo realizzato all'interno del Festival di Filosofia del 2019. Sinceramente è stata una sfida, perché la nostra azienda è vero che è ai limiti del centro storico e il Festival della Filosofia di Modena si sviluppa nel centro storico, però c'è anche da dire che sì. All'interno di una dimensione come il Festival della Filosofia, non so se lo conoscete, non so se ci siete mai stati. Effettivamente è un laboratorio sull'intelligenza artificiale all'interno, come ho detto, di un'azienda che si trova ai limiti del centro. Ecco, pensavamo che avrebbe avuto meno successo. Successo perché? Perché sono partecipate tantissime, abbiamo avuto veramente tante richieste, hanno partecipato tantissime persone e di tutte le età. Dai giovani, dai piccini, ai bambini, fino ai più grandi. E abbiamo quindi creato questo percorso dove avete visto che c'è stata questa parte dove le persone prendevano delle fotografie in mano, quindi una dimensione analogica, ecco, questo è un foglio di lavoro, e anche abbiamo mostrato quindi questa dimensione, questa duplice dimensione tra il digitale e l'analogico, e soprattutto questa, direi, compenetrazione tra le due dimensioni sensoriali. Ecco quindi che le persone hanno dovuto realizzare dei mosaici e adesso poi riguardandovi il video capirete sicuramente meglio. Comunque l'obiettivo era comprendere il funzionamento dell'intelligenza artificiale generico, però prendendo un'applicazione che è particolarmente comune, ovvero il rilevamento del volto che tutti i nostri smartphone hanno in modo già integrato nella fotocamera. Ecco quindi che diciamo, questa riflessione sul tema dell'intelligenza artificiale, sull'uomo al centro, no? In modo antropocentrico, questa sfida di attivare, creare un percorso che potesse dare i fondamenti dell'intelligenza artificiale, no? Far comprendere i fondamenti dell'intelligenza artificiale a tutti. Ci hanno dato un grande stimolo, no? Ci hanno fatto capire che c'è bisogno, c'è grande bisogno di contaminazione, di apertura, di coinvolgimento all'interno di questa dimensione che è l'intelligenza artificiale, che sembra un po' una nicchia per pochi esperti, e in realtà un po' lo è, diciamo, un po' lo è. Così. Dopo qualche, diciamo, abbiamo cercato di condensare le esperienze che avevamo fatto. Già nel 2018 avevamo lavorato su un progetto STEM rivolto alle scuole medie della regione, quindi avevamo, come dire, parlato della figura professionale dello scienziato dei dati. E quindi all'inizio 2020 abbiamo pubblicato il libro bianco. Di cui ho parlato stamattina, che ho mostrato stamattina, comunque anche questo è scaricabile dal sito, dopo lascerò le slide in modo tale che possiate comunque avere tutti i link. Il libro bianco di Arti Intelligenti è composto da due parti. La prima parte riguarda un'analisi istituzionale della relazione tra intelligenza artificiale ed educazione, con un focus però specifico, in quanto nel 2019, per realizzare il laboratorio di workshop Educare a Pensare, avevamo analizzato e studiato tanto, diciamo, tanti contenuti, tanti framework, tante proposte progettuali sull'educazione e intelligenza artificiale, e avevamo trovato veramente poco a livello, sì, pubblicato e in lingua inglese. Ecco, abbiamo cercato nella comunità internazionale con la lingua inglese. Così, se avessimo cercato in lingua cinese probabilmente avremmo trovato molto di più, perché sono già quasi 2 anni che l'intelligenza artificiale è insegnata in ogni ordine grado dalla scuola cinese, quindi assolutamente dipende, no, dalla dimensione culturale. Però intelligenza artificiale come disciplina, come materia scolastica
Nel 2019 era assolutamente una rarità. C'era qualche eccezione americana che aveva iniziato a fare lezioni, progetti di intelligenza artificiale extra scuola, okay, come il progetto pomeridiano, ma situazioni strutturate ancora non c'erano. E questo ci aveva fatto molto effetto perché in realtà nel 2019, cercando intelligenza artificiale ed educazione, si trovavano tantissimi risultati. Soprattutto sul tema dell'intelligenza artificiale per migliorare le performance degli studenti. Okay? Se ne parla tantissimo di questo tema. Nell'ultimo periodo c'è stata una fioritura riguardo a questo tema, anche proprio in Italia, no? E quindi piattaforme che sfruttano l'intelligenza artificiale per supportare l'apprendimento. Ma nel 2019 sul tema invece intelligenza artificiale come disciplina di studio c'era pochissimo materiale. Al che abbiamo provato invece di creare un progetto e promuovere un progetto, abbiamo approcciato al problema creando questo libro, piccolino, sarà una quarantina di pagine, dove cerchiamo di consigliare, e quindi nella prima parte facciamo un'analisi di quello che c'è, nella seconda parte invece proponiamo una metodologia didattica basata su tre livelli. E sul sito naturalmente potete scaricarlo dal bottone rosso, scarica il libro bianco, per arrivarci basta andare su www.amagama.com, education in alto destra, white paper. Ecco, il libro lo potete scaricare cliccando scarica il libro bianco. L'email è inserita solo per necessità legate all'aggiornamento. Il libro bianco, abbiamo in previsione un aggiornamento direi entro fine giugno con la mole di documenti che sono usciti negli ultimi periodi, perché come vi ho detto c'è veramente una fioritura sul tema intelligenza artificiale e dell'educazione, non solo lato, diciamo, intelligenza artificiale per migliorare la performance, ma anche dal lato intelligenza artificiale come disciplina educativa, no? Non so se avete sentito, ma tante scuole si stanno attivando per creare delle curvature di intelligenza artificiale. Scuole superiori e le scuole medie stanno iniziando a introdurre temi di intelligenza artificiale nei propri curricula e via via, se ne parla tanto anche in scuola elementare, per esempio, no? Adesso a caso, dopo vi volevo mostrare il robottino con dei rocchi, il robottino con dei rocchi sulla scatola, proprio sul retro, c'è proprio scritto: con questo robottino sbloccherai le tue competenze sul tema intelligenza artificiale. Ecco, nulla di più falso, ma al tempo stesso anche vero da un certo punto di vista, perché con dei rocchi non ha assolutamente nessuna potenzialità di intelligenza artificiale, le quali arrivano dal software, okay, da quale si collega mBlock. Adesso, se voi siete appassionati, no, di code di robotica educativa, sicuramente conoscete mBlock, conoscete Caderocchi, quindi forse avete già capito di cosa sto parlando, ma dopo cercherò di mostrarvelo. Durante la pandemia, quindi a inizio a gennaio, fine gennaio, abbiamo pubblicato la prima versione del libro bianco e poi con la pandemia, naturalmente, tutti i progetti si sono bloccati e abbiamo avuto la possibilità quindi di approfondire ancora di più il tema, no? Per fare anche degli esperimenti. E che tipo di esperimenti abbiamo fatto? Abbiamo fatto degli esperimenti legati al videomaking, ecco. E quindi abbiamo provato a creare dei piccoli video molto amatoriali, ecco, ma sempre in questa logica di sperimentazione educativa, nel senso che noi stessi ci siamo messi dal punto di vista dei nostri studenti, della nostra studentessa, cioè se loro dovessero fare un video con i materiali che hanno, i materiali e con i computer che hanno, no? Che sono in dotazione alle scuole, a casa, come potrebbero fare? E quindi è volutamente questo video, questa coppia di video che vi sto mostrando, questo è il primo che parla di che cos'è l'intelligenza artificiale, sono volutamente amatoriali e semplici, proprio perché li abbiamo sviluppati come fossero dei lavori di progetto. Okay, anche da costruire insieme come progetto di classe. E quindi abbiamo realizzato due video che abbiamo condiviso all'interno dell'iniziativa regionale Insieme Connessi. Un primo che spiega cos'è l'intelligenza artificiale in questa chiave, in quest'ottica educativo-didattica, ecco, e un secondo invece che
che racconta cosa fa l'intelligenza artificiale. Utilizzando il nostro diciamo, personaggio, che abbiamo chiamato C4R0ND3, Caronte per gli amici, del libro bianco, quindi questo personaggio che è stato un po' tra il passato e il futuro, tra il digitale e l'analogico, ecco, e tra il reale e il virtuale, un po' questo personaggio a cavallo tra i mondi, per traghettarsi all'interno di questa dimensione, proprio come fosse un esercizio didattico educativo, come fossimo noi gli studenti che dobbiamo realizzare, diciamo, nell'ottica di realizzare un video sull'intelligenza artificiale. E questo processo di semplificazione, senza mai banalizzare un argomento di ricerca, approfondimento e di delimitazione anche del campo dell'intelligenza artificiale è stato molto importante perché ci ha permesso poi di iniziare a costruire il progetto proprio per le scuole, il progetto Lucy. Ecco, quindi anche di questi video dopo casomai ci torneremo sopra. Ecco quindi che a settembre arrivo, devo ritrovare le slide giuste, a settembre dell'inizio di quest'anno scolastico, dello scorso anno, abbiamo iniziato con Lucy. E come abbiamo iniziato? Abbiamo iniziato con le classi terze medie, no? Per necessità pandemiche legate alla bolla, eccetera, l'organizzazione scolastica, quindi anche con un'ottica di orientamento, supporto e orientamento alle scelte, no? Che questi studenti in terza media comunque stanno facendo, in chiave multidisciplinare, in quanto l'intelligenza artificiale oggi è integrata in tutti gli ambiti, tutte le discipline, non ce n'è una migliore o peggiore, una più colpita, una meno colpita. Ecco, quindi dopo vi mostrerò alcune applicazioni. E sul progetto Lucy sono stati realizzati tendenzialmente due video. Ora ve li mostro velocemente, solo per, diciamo, mostrarvi le. Eccolo qui, il primo è molto corto, 3 minuti e mezzo, e questo abbiamo realizzato proprio per raccontare molto brevemente questo club in, è chiamato, quindi un club curricolare. Qui siamo all'interno dello spazio Leo, il luogo dove sono state, diciamo, dove eravamo in presenza stamattina per il convegno, e è un future lab, quindi sì. Vedete, gli ambienti sono molto grandi, spaziosi e niente, quindi queste sono proprio scene di vita, no? Di lezione vera. Ecco qua il preside Daniele Barca. Invece l'altro video, un po' più lungo, racconta un pochino di più, diciamo, in profondità il progetto, racconta un po' di più anche la scuola, l'Istituto Comprensivo 3, la scuola Mattarella, è questo, quindi anche di questo, come vi ho detto, vi manderò il link. La prima scuola di intelligenza artificiale in Italia, ci tengo a precisare che in questo momento effettivamente la chiamiamo scuola di intelligenza artificiale, ma è un corso curricolare, come se fosse matematica, italiano, storia, che ha un'evoluzione, ecco qui di nuovo il preside, mettiamo un po' più avanti, oh bello, questo è lo spazio vero. E stavo dicendo che nei prossimi anni, ops, ho sbagliato, lo sapevo, nei prossimi anni lo sviluppo, l'after di questo Lucy è l'estensione del curriculum che stiamo costruendo a tutti e 3 gli anni della terza media. Quindi con settembre partiremo con le seconde medie, insieme alle terze medie, per creare proprio un percorso su tutti i 3 anni delle medie. Ora, adesso che vi ho dato questo, abbiamo fatto questo volo, no, dall'alto su Lucy, spero di essere stato, come dire, di essere stato chiaro riguardo un po' la genesi. La genesi nasce da una necessità, dalla necessità che abbiamo noi come azienda che sviluppiamo soluzioni di intelligenza artificiale, rilevato riguardo all'educazione sull'intelligenza artificiale, dell'intelligenza artificiale, in quanto molto spesso si parla di intelligenza artificiale, ma non si sa da dove viene, non si sa la storia, non si sa quali sono le implicazioni,
non si sa molto, no? L'intelligenza artificiale rimane un qualcosa di estremamente esterno da noi, quando invece è molto interno, è molto dentro di noi. Ecco quindi che da questa necessità legata alla realtà, che in questo caso è la realtà modenese, noi siamo un'azienda di Modena e le scuole Mattarella sono proprio di Modena, quindi una realtà locale. In questa dimensione di collaborazione anche tra tessuto produttivo e scuola, collaborazione che c'è sempre, soprattutto diciamo per noi, che abbiamo sviluppato vari progetti educativi fin dall'inizio dei primi anni diciamo di nascita dell'azienda, le scuole medie sono un punto molto importante sul quale lavorare, proprio perché sono un punto di passaggio, tendenzialmente, no? Sono questo ponte a cavallo tra la primaria e la secondaria di secondo grado, dove c'è il grande cambiamento, il cambiamento dell'adolescenza, quindi i nostri ragazzi e le nostre ragazze fanno un salto in avanti e sembra quasi un momento nel quale effettivamente ci sia una sorta di stasi, no? Questa dimensione di cambiamento degli studenti non sia inserita all'interno di un contesto di visione di futuro, ecco, come poi è necessario per fare proprio le scelte, non le scelte di vita, che sono lo studio, la professione, cercando di formare questa consapevolezza riguardo a questo now, no? Stamattina ho detto il qui ed ora, cioè bisogna rendersi conto di dove si è sempre di più. Ecco quindi che adesso vi chiedo gentilmente, per entrare un po' nel vivo, potete usare di compilare un questionario, potete usare il QR code da telefono o da tablet, oppure digitare questo link tristissimo, che vi condivido anche in chat. Adesso appena trovo la chat, domande, sondaggi. Oh, non ho la chat. Nicola, aiutami. Niente, non trovo la chat qua. Arcidiarboli, dashboard. È possibile però questo. Allora cerchiamo puntatore penna. Perché questo è il GoToWebinar. Aspetta, è vero. Però c'è qualcuno che mi vuole fare una, se non riuscite ad entrare, se qualcuno vuole fare una domanda e io poi gli rispondo. Perché non ho la possibilità di mandarvi un messaggio. Che fregatura. Ok, ora gentilmente, se questo questionario in realtà l'ho realizzato per poter un attimo capire chi c'è dall'altra parte, no? In questa dimensione depersonalizzante, deumanizzante, no? Della didattica a distanza, eccoci. Ok, vi ho inviato il link in chat, credo. Invia a tutti, ho scritto. Grazie mille, Roberto. Gentilissimo. Ok. Allora, sì, purtroppo, come dire, questa dimensione, non di Teams, di Meta, sono solo piattaforme che avete, però molto, molto, ci separa ancora di più di quello che già ci separa il digitale, e ci filtra ancora di più. Quindi ho creato questo questionario per capire effettivamente con chi c'è dall'altra parte. Ecco così che sono domande molto, molto, molto semplici, però proprio per riuscire a trarre meglio anche l'intervento, perché come vedete l'intelligenza artificiale oggi è praticamente tutto nel senso tutte le discipline. E quindi potremmo in quest'ora
fare come faremo tra poco, anche un'attività, anche solo un'attività dove approfondiamo una parte di un tema, no? Ad esempio la storia, ad esempio la letteratura, ad esempio la programmazione, ad esempio tutta la dimensione della matematica e dell'intelligenza artificiale. Ecco, vi sto citando alcuni dei titoli, no? O comunque delle discipline che sviluppiamo a lezione, proprio perché intelligenza artificiale è un qualcosa che va oltre le discipline ormai. Ecco, io ho ricevuto 7 risposte, siamo in 16 partecipanti, quindi aspetto altri 3 minuti, anche perché non è lungo da fare. Fantastico, quindi non abbiamo per adesso maestri o maestre, quindi la primaria in queste 7 risposte non è presente. E sono molto curioso di vedere cos'è quest'altro. Per fortuna abbiamo un insegnante, diciamo, di lettere, quindi ok, architettura, matematica. Sto guardando l'area di formazione in questo momento. Caspita, tutti scientifici, sono molto preoccupato. No, mi dispiace sempre tanto quando c'è poco umanesimo. Ne abbiamo solo tre di ambito, ci sono solo 3 partecipanti di ambito umanistico. E il punto è che, come al solito, quando si etichetta intelligenza artificiale, no? Quando si ragiona sulla dimensione di intelligenza artificiale, si rischia di chiudere l'angolo visuale a tal punto da restringere solo la dimensione tecnologica. E questo è un grave rischio. È un grave rischio. Perché noi stessi siamo sottoposti a un monitoraggio dovuto alla realtà datificata, quindi alla nostra dimensione digitale, che è fortemente legato all'intelligenza artificiale, quindi non ci sono proprio barriere. Ok, vedo che comunque la conoscenza sul termine intelligenza artificiale non è a zero. Ok, ci sono 10 risposte. C'è qualcun altro? Abbiamo ancora un minuto. C'è qualcun altro che può assolutamente aggiungere, inviarci questionario? Oh, 11 risposte. Vediamo. Manca ancora pochi secondi alle 15:30. Poi teniamo dritto. Grazie mille di questa partecipazione, perché comunque su 17, 11 questionari è un gran risultato. Quindi non so se voi avete mai, cioè sì, perché avete fatto tanta didattica a distanza, quindi anche voi avrete vissuto, non come me però in questo momento, nel senso che tutti gli studenti forse avrebbero dovuto chiudere la webcam e non essere più raggiungibili in un qualche modo, però se avete fatto dei webinar di questo tipo potete comprendere la frustrazione di chi sta dall'altra parte. E, ecco, vedo un nome già conosciuto, Nicola. Grande Nicola, mi fa molto piacere vederti qui. Benissimo. Ok, benissimo, grazie Gabriella. Ha scritto che sta seguendo Elements of AI, bellissimo, fai molto bene, è assolutamente un ottimo inizio, no? Soprattutto per osservare e prendere contatto con questo mondo. Guardiamo un po' le risposte. Quindi abbiamo 8 di secondaria di primo grado e 4 secondarie di secondo grado. Molto bene. 8 scientifici e 4 umanisti. Fantastico. Abbiamo anche degli insegnanti di fisica. Molto bene. Matematica, fisica, 5, 2, italiano, 2, storia, 1. Fantastico. Insegnante di storia ci voleva. Scienze, 3. Inglese, 1. Benissimo. Chimica, 1. Biologia, 2. Altro non sappiamo cos'è, ma dopo lo guarderemo. Ok, quindi più scienze, però non male.
Ingegneria, scienze naturali, lingue moderne, lettere e filosofia. Va bene. Che ambito di ingegneria lasciamo perdere, anzi, no, guardiamo elettronica e telecomunicazione, ok, ce lo potevamo aspettare. E questa è la parte più divertente. Oh, finalmente. Allora, scrivi la parola che ti evocano i termini, ecco, forse così vedete meglio, i termini intelligenza artificiale. Robot è già qui. Sì, è vero, è bello, però. È un po' vecchia scuola, no? Pensare, quando pensi di intelligenza artificiale, di robot, rientriamo dentro una dimensione di stereotipo di cui parleremo. Meraviglia, questa parola è fantastica, l'ha scritta sicuramente un umanista, e se non l'ha scritto un umanista, perdonatemi, ma ci voleva questa battuta, sempre all'interno degli stereotipi. Adattivo autonomia. Ok, va bene. Dopo caso di questa parola entreremo dentro un po' a cioè queste due parole, no? Aprono degli scenari abbastanza ampi. Automatismo, molto bella. Innovazione, molto bella. Stupore, avatar tratto da una foto, molto bella. Quindi stupore, meraviglia, benissimo. Robot, curiosità, Turing, creazione di algoritmo, AI, ok, perché vabbè. Le contrazioni in inglese sono l'acronimo, al 2000. Al 2000. Non era al 9000. Va bene, al 2000. Al comunque, il computer è il supercomputer. Benissimo. Vedo che stamattina avete sentito l'intervento, quindi nessuno ha scritto futuro. Benissimo, no? Perché quando siamo intelligenza artificiale, futuro, ecco lì, parte veramente, come dire, cadono le braccia perché futuro, purtroppo. Cioè, purtroppo per fortuna, no? Assolutamente non c'è, cioè, futuro, nel senso, l'intelligenza artificiale nasce tanti anni fa e oggi, banalità delle banalità, però, se voi aprite il vostro smartphone, ma caspita, ho sbagliato finestra, perdonatemi, se voi aprite il vostro smartphone e usate, ad esempio, Arts and Culture, Photomat, Duolingo per imparare la lingua, le Lens di Google, un'applicazione, un chatbot come Replica o VoiceBot, FaceApp, DeepSnap che vi fai, vi applichi i filtrini, Spotify, i traduttori, Google, no? Il sistema di ricerca. Ecco, se usate una di queste app, adesso Chrome, il produttore, è finito qui in mezzo, perdonatemi, e Pix invece è un'applicazione di un robot dementoni, ecco, mBlock è lì apposta invece. Ecco, diciamo, le app sopra all'ultima riga c'è mBlock, ecco, tutte queste app utilizzano l'intelligenza artificiale. E non ho aggiunto l'applicazione di Amazon, ma stessa cosa, oggi siamo, come ho già raccontato stamattina, monitorati, no? Classificati da tanti sistemi. E quindi l'intelligenza artificiale è integrata nella nostra vita. È integrata assolutamente. Quindi, partendo un po' dalle parole che avete scritto, le vado a riprendere, le commento. E questo rappresenta il primo passo all'interno del percorso di Lucy. Perché, come poi, se avrete voglia di approfondire il libro bianco, il primo step riguarda la preparazione del contesto. E cosa significa preparazione del contesto? Significa, nella nostra proposta, la dimensione linguistica e storica. Ecco quindi che l'insegnante di storia qui si dovrebbe assolutamente gasare, in quanto l'intelligenza artificiale ha una storia veramente affascinante, che parte da un sogno. Ecco qui anche la parola stupore, no? Meraviglia e soprattutto curiosità. Turing, Alan Turing, non è il primo che pensa in termini di tecnologia intelligente. Possiamo andare ancora molto più indietro, no? Intelligenza artificiale è qualcosa che è collegato al sogno che noi viviamo e abbiamo vissuto nei secoli di replicare l'intelligenza umana. E replicarla e metterla dove? Metterla in una macchina. Quindi, ora non ci possiamo dilungare facendo un brainstorming sull'intelligenza, sul termine intelligenza, ma vi mostro già dei risultati.
Esistono, ecco, questa è la prima fase, la fase di preparazione, dove si riscopre il contesto su un ambito linguistico e storico. Quindi all'interno di Lucy la prima cosa che facciamo è ragionare sulle parole. Iniziamo con un brainstorming, proprio perché il passo zero è quello di chiedere agli studenti le aspettative, che cosa si aspettano, cosa pensano, che cosa gli evocano, come ho fatto con voi, che cosa evoca, che qualcuno dirà futuro, qualcuno dirà robot, qualcuno dirà automatico, qualcuno dice bot, qualcuno dice no, algoritmo, eccetera. E da lì l'attività per avere una ricaduta concreta e soprattutto una condivisione, no? Questa intelligenza collettiva per lavorare in modo collettivo, sia in termini di convergenza, sia in termini di pensiero divergente. Allora, si inizia con l'attività di brainstorming. Ecco, qui vi ho riportato alcuni brainstorming sul termine intelligenza, quindi togliendo artificiale, riscrivendo un po' il campo, perché? Perché se non partiamo dalla riflessione su cosa è per noi l'intelligenza, non possiamo neanche parlare di intelligenza artificiale, cioè un'intelligenza che è artificiale, quindi che non è stata creata, no? Artificiale è una macchina, è qualcosa che è stato realizzato e non è naturale. Per parlare di questo tema, bisogna sicuramente che riflettiamo sulla parola intelligenza. Ecco, e partire e quindi da un brainstorming sul termine intelligenza. Nell'esperienza che ho avuto anche con gli studenti di terza media, è stato molto, molto arricchente, molto interessante. Anche se, come dico sempre, anche nei corsi di formazione che abbiamo tenuto in questi 2 anni, il brainstorming è un'attività molto dispersiva, anche che richiede tanta energia da parte che lo conduce. E quindi nell'attività di brainstorming, no, vedete, ci sono anche dei termini un po' divergenti, no? Se, diciamo, parliamo di intelligenza, c'è cioè chi risponde non io, o non lo so, o il mio compagno non è intelligente perché è una bestia. Ecco quindi come, grazie agli stimoli che arrivano dai nostri punti di vista riguardo alla dimensione intelligenza, è possibile creare come dire, una linea d'azione comune, pensiero-azione, no? Di pensiero, di azione comune sul tema intelligenza, cioè su cos'è l'intelligenza. Una delle attività più divertenti delle discussioni, dei dialoghi, dei confronti più divertenti che ho avuto con una delle classi di quest'anno è stato riguardo, ecco, proprio questo, questa è la board che abbiamo usato. Purtroppo non ho potuto riportarvi le board fisiche, no? Dove abbiamo scritto sulla lavagna fisica, quindi ho solo le board digitali, le lavagne digitali, e quindi abbiamo discusso una mezz'oretta sulla dimensione di furbizia. Il furbo è intelligente o non è intelligente? Allora siamo arrivati a definire due macro categorie. Il furbo che si inventa una strategia per saltare la verifica, prendere un voto più alto, eccetera. Ecco, quello che se la inventa la strategia è un furbo intelligente. Chi invece prende la strategia di un altro e la copia pari pari non è un furbo intelligente. E questo è molto interessante, no? Perché noi, se siamo appassionati di pedagogia, di neuroscienze, sappiamo che ci sono tante teorie sull'intelligenza e non c'è una definizione unica di intelligenza, come non c'è una definizione unica di intelligenza artificiale. Come la scienza, nello studio dell'intelligenza umana, sta continuando a produrre risultati, osservazioni, al tempo stesso l'intelligenza artificiale, come scienza e tecnologia, sta evolvendo. Quindi siamo su degli ambiti, è come se fossimo su. In modo un po' diverso, perché l'intelligenza umana è vero che cambia, assolutamente sta cambiando, in questo momento digitale stiamo cambiando molto, ecco, però prima che arrivasse lo smartphone probabilmente abbiamo vissuto un centinaio di anni dove l'uomo e la sua dimensione di intelligenza in qualche modo si era un po' stabilizzata. Non so se avete visto le proiezioni riguardo agli uomini del futuro. Più gobbi, con la testa più grande in certe zone, perché il digitale ci stimola maggiormente certe zone della corteccia e del cervello rispetto ad altre, quindi anche una mutazione a
livello fisionomico, a livello fisico, non corporale, ecco. E quindi tutto questo per dire come la dimensione di intelligenza, la parola intelligenza ha un significato intrinseco. E quindi con gli studenti è importante fare sicuramente brainstorming, non solo con studenti, cioè studenti di tutte le età, tutti noi abbiamo bisogno di ragionare su termini, sulle parole, e poi andare a scoprire come la lingua, le parole, hanno una storia. E nelle lingue morte hanno una storia terminata. Ecco, pensate al greco. Le parole greche, greco antico o latino, si sono fermate, non hanno più un'evoluzione. Mentre oggi le nostre lingue stanno evolvendo con noi. Da un certo punto di vista sono anche un po' lo specchio della società. E quindi in questa analisi linguistica sul termine intelligenza possiamo ad esempio scoprire l'etimologia. Intus legere. Ad esempio, quindi leggere all'interno, ecco, comprendere il contesto. Quindi, grazie a quello, al significato delle parole, è possibile avere creare una base comune per ragionare poi sull'intelligenza artificiale e quindi fare anche una specie di confronto sull'intelligenza umana, quella che noi abbiamo intrinseca tendenzialmente. E sull'intelligenza artificiale. Quindi questo è un po' il primo punto. Mi faceva piacere mostrarvi che questi brainstorming sono veramente scatenati, no? Ecco, non c'è una regola, non c'è una regola, quindi prendono tanta energia, però questo è stato il punto di partenza di Lucy e di tutti i progetti educativi sull'intelligenza artificiale. Iniziamo cercando di capire che cosa la nostra intelligenza produce quando viene stimolata da questi termini, intelligenza artificiale. E mentre lo facciamo, stiamo pensando. E qui c'è la chiave. In educare a pensare alla provocazione o comunque la sfida che noi come azienda abbiamo vissuto riguardava la possibilità di riscoprire il pensiero umano, il fatto che noi pensiamo, partendo dalla scoperta di come pensa l'intelligenza artificiale, di come pensano le macchine. Ecco quindi che l'intelligenza artificiale diventa uno strumento per aiutarci a riscoprire il nostro pensiero. E quindi quando ragioniamo su cos'è l'intelligenza umana e poi la confrontiamo su cos'è l'intelligenza artificiale, queste differenze che osserviamo e i pensieri che facciamo, no, in modo, con un approccio molto metacognitivo, ci portano a comprendere l'essenza della nostra intelligenza e anche a creare una categoria intelligenza umana, una classificazione comune e condivisa. Torno sulle parole. Eccoci, quindi il termine robot. Ora, il robot è un po' così, nel senso che a livello di fantascientifico viviamo con Terminator, viviamo con altre dimensioni di robot intelligenti. Ecco, una metafora che io uso quando incontro studenti più o meno grandi riguarda Fahrenheit 451 di Bradbury. Non so se voi avete mai letto, è un libro veramente meraviglioso. Io lo ricordo, ricordo la lettura al biennio della scuola superiore. Ecco, adesso so che qualcuno lo anticipa anche in terza media. Beh, all'interno di questo romanzo fantascientifico, distopico naturalmente, quindi con un futuro non tanto roseo per l'umanità, c'è il segugio meccanico. Ed ecco qui che noi, che cos'è il segugio meccanico? Non è altro che un quadrupede che segue la sua preda e la fa fuori, la riconosce e la fa fuori. E uno dice, no, quando si legge il libro,
pensa che sì, è un libro di fantascienza, c'è un futuro distopico, non succederà mai questo, no? Non ci arriveremo mai. Molto spesso, no? Anche al computer al 9000, noi viviamo sempre come qualcosa di esterno rispetto alla nostra vita, no? La fantascienza. Ecco che oggi in realtà noi parliamo con i telefoni, parliamo con Siri, parliamo con Alexa, parliamo con l'assistente Google, con l'assistente, no, Cortana di Windows. Noi parliamo con la tecnologia. La tecnologia degli assistenti virtuali e vocali sta migliorando tanto. E qui rientra Turing, ovvero Turing si era posto la domanda: ma quando è che la tecnologia arriverà, diventerà intelligente come l'uomo e quindi sarà possibile non riconoscerla, non riconoscerla più? Ecco quindi che oggi, in questa evoluzione importantissima di questa tecnologia, che è poi un ambito di ricerca multidisciplinare. Ecco che, ecco qua. Ecco che Spot esiste. Il segugio meccanico esiste. Con 70-80 mila dollari potete comprare questo bellissimo quadrupede giallo che ha va fino a 3 miglia come velocità, va per 90 minuti e non ha abbastanza problemi, va su ogni terreno, ecco, di un'azienda americana. Ha un sistema di visione artificiale che gli permette di riconoscere oggetti e non solo persone, volti. Ha delle telecamere ad infrarossi, probabilmente ci vede anche meglio di noi al buio. Ed ecco che poi sopra gli potete montare i bracci, no? Quindi il segugio meccanico aveva, se ricordo bene, un sistema, diciamo, che faceva un'iniezione, no? E lui arrivava sulla preda, gli iniettava un veleno e la persona moriva. Ecco che noi possiamo assolutamente mettergli sopra la testa quello che vogliamo. Ecco, quindi il segugio meccanico nel 2021 è disponibile e accessibile a tutti quelli che abbiano sufficienti soldi per poterselo comprare e modificare. Però, cioè, non è fantascienza questa è realtà. Quindi non è che dobbiamo combattere sulla dimensione della letteratura distopica, eh? Non succederà mai. Pensate a Matrix, per la mia generazione Matrix è un film cult, no? E ancora oggi ci sono tante persone che si chiedono: ma viviamo nella realtà o siamo in una versione digitale, in una dimensione digitale creata da qualcun altro? No? Ecco, ci sono questi pensieri. Che dire? La risposta naturalmente non ce l'abbiamo, non sappiamo chi sia Matrix, no? Però sicuramente sappiamo che è l'uomo che ha generato, sta creando questo tipo di tecnologia ed è quindi l'uomo stesso che ha le chiavi per accendere e spegnere questa tecnologia, per aprirla, per comprenderla, per farne qualcosa di utile per l'umanità, utile per il pianeta, per l'ambiente. Ecco qui le tante competenze di cittadinanza che nascono dalla visione umanistica del tema intelligenza artificiale. Cioè, tutta questa tecnologia non può essere solo un ammasso di chip, di transistor che gestiscono segnali che noi vediamo come numeri, ma sono molto di più. Sono molto di più perché entrano all'interno della nostra vita e noi con questi sistemi conviviamo, a tutti gli effetti conviviamo. Cioè, quando ora, non ridete, che dopo tutte le volte che lo dico, faccio sempre un po' di figure, un po' di pazzo, però io personalmente a lunedì mattina, quando Spotify mi ripropone Discover Weekly, io lo devo ascoltare. Ormai Spotify, per me, con il suo algoritmo di intelligenza artificiale e il suo sistema di raccomandazione, mi ha sostituito in un qualche modo, quello che un tempo mi vendeva i dischi nel negozio. E lo stesso succederà quando saranno migliorati gli algoritmi legati ai libri. Già succede su Netflix. Ecco quindi che l'intelligenza artificiale non può essere approcciata solo in modo verticale, tecnico, numerico, matematico,
si basa sulla matematica, quindi noi sicuramente la matematica la dobbiamo sapere. Ecco, però dopo, sopra, tutta la struttura di pensiero deve essere estremamente trasversale, ibrida, multidisciplinare. Perché il fatto che io oggi veda come mio consulente di ascolto Spotify genera un cambiamento nelle mie abitudini, nel modo di relazionarmi con gli altri. Ecco, io su YouTube, per esempio, ho un algoritmo di elaborazione, no? E di suggerimento che trovo assolutamente inefficace. Non mi piace per niente. Quindi cosa faccio con YouTube? Ecco, io cerco di rompere l'algoritmo, cerco di romperlo nel senso di andare oltre quello che lui mi vuole consigliare, che non trovo affatto pertinente. Non mi piace. Anche qui, no? Le parole, curiosità prima c'era. Anche una sorta un po' di anarchia tecnologica. Cioè, noi siamo veramente schiavi molto spesso delle tecnologie, no? E questa intelligenza artificiale, dandoci suggerimenti dei film, delle serie da vedere, della musica da ascoltare, dei libri da leggere, caspita, ha un'azione molto forte nella nostra vita, molto reale, molto concreta. Ecco, se volete approfondire, un libro, Il capitalismo della sorveglianza, racconta di come Facebook ha fatto dei piccoli test, piccoli, e ha raccolto l'evidenza che cambiare la sequenza di post sulla vostra pagina cambia i vostri comportamenti realmente, nella realtà, ok? Anche a livello di voto, per esempio. Ecco quindi che l'intelligenza artificiale richiede un'innovazione che non è solo una dimensione di innovazione fissa sulla tecnologia. Ma è un'innovazione assolutamente mentale, no? Cioè, è come se noi e i nostri studenti oggi, scusate, sono scomparse le parole, noi e i nostri studenti oggi dovessimo innovare anche la nostra capacità di pensare. Stamattina ho citato Rodari, no? Il binomio fantastico, c'è cioè la fantasia, la fantastica, cioè dobbiamo riuscire veramente ad andare oltre. Ma come facciamo quando ci fidiamo di sistemi che ci danno già una soluzione? Dove sta la libertà dell'uomo di scegliere se fidarsi di Spotify o non fidarsi di Spotify? Ecco, queste sono delle domande molto profonde. All'interno del percorso di Lucy, utilizzando degli strumenti digitali, come ad esempio mBlock, ecco, sinceramente io non sono un grande appassionato di mBlock. Perché? Perché è un software sviluppato da un'azienda cinese. E anche qui, quali sono le implicazioni del nostro utilizzo dell'intelligenza artificiale? Generazione di dati, che dove vanno questi dati? Ecco, l'intelligenza artificiale oggi vive su questi due macromondi, diciamo Cina, Stati Uniti e noi Europa siamo nel mezzo. Noi siamo l'Europa, funge da ente normatore, no? Che fa norme, norme su norme. Negli Stati Uniti la dimensione è totalmente privata dell'intelligenza artificiale, quindi ci sono aziende che sviluppano liberamente, utilizzano i dati a fini privati di business, e invece in Cina l'intelligenza artificiale viene utilizzata sotto controllo governativo. Quindi tutti i dati generati, le analisi generate sono governative, sono del governo, okay? Per il controllo. Ma il controllo privato è uguale al controllo, diciamo, governativo, cioè è sempre controllo. E allora perché dico non mi piace? Ecco perché, per esempio, noi possiamo usare estensioni di intelligenza artificiale, basta aggiungere l'estensione servizi cognitivi, oppure questa che è la Teachable Machine di Google, molto famosa. E vi consiglio di esplorarle. Anche la funzione, ad esempio, del Translate, i traduttori funzionano con l'intelligenza artificiale, anche la funzione text to speech, test da testo a voce, sono funzioni di intelligenza artificiale. Ecco, ma soffermiamoci sui servizi cognitivi. Guardate quanti bei blocchetti che abbiamo. Riconoscimento vocale, riconoscere il testo stampato, il testo scritto male, qui abbiamo riconoscimento. Ok. Pietro, Riconoscere dobbiamo l'età delle avviarci verso la persone. conclusione. Ah sì, Purtroppo assolutamente. è già passata un'ora. Grazie. E quindi questi blocchetti voi li potete utilizzare per creare dei programmi di intelligenza artificiale. Però voi non sapete cosa c'è dentro questo blocchetto. Non lo sapete, non lo saprete mai. E quando cliccate il blocchetto si attiva. Adesso, avendo la telecamera impegnata su GoToWebinar, non riesco a mostrarvelo.
Però quando il blocchetto si attiva, quei dati che raccoglie vengono mandati a un server che noi conosciamo, vengono elaborati e qua dentro vi torna il risultato. Quindi le esperienze pratiche che facciamo con gli studenti riguardano realizzare dei programmi che sfruttano l'intelligenza artificiale, come blocchi, sfruttando mBlock, perché poi grazie a mBlock possiamo inviare dei messaggi al robottino, in questo caso Code Rocky, perché ha la possibilità di lavorare sul tema emozioni, no? Puoi fare movimenti, è semplice, non va costruito. Ecco. Code Rocky è molto interessante anche perché si possono aggiungere sensori, no? Quindi è modulare, carino, come robot. Oppure l'altro strumento che a me piace tanto per la sua semplicità si chiama learningml.org, che per chi è super appassionato di queste cose, la copia semplificata e molto più inclusiva di Machine Learning for Kids. E quindi qui in realtà andiamo a creare il nostro blocchetto di intelligenza artificiale, fornendo i dati, cliccando sul pulsante apprendimento in modo tale che il sistema impari dai dati che io gli ho fornito, e infine, dopo aver appreso, il blocco è pronto per fare dei test o per essere usato all'interno di Scratch. Questo è il flusso dell'intelligenza artificiale. Quindi, ricapitolando, punti importanti. Tolgo un attimo la condivisione, così. Allora, punti importanti che vorrei che vi portaste a casa oggi. Il primo, intelligenza artificiale uguale complessità. Sta cambiando la nostra dimensione anche interpersonale. La nostra percezione del mondo sta cambiando. Non dobbiamo averne paura, però dobbiamo esserne sicuramente consapevoli. È possibile, ci sono vari strumenti educativi per creare progetti, realizzare progetti sull'intelligenza artificiale, io ne ho citati due perché non volevo citarvene troppi, però cercando online potete trovare veramente tanto, tanto, tanto materiale. E se avete qualsiasi necessità, curiosità, assolutamente, dato che questa è stata proprio un'ora, così abbiamo fatto un volo molto alto sul percorso di Lucy. Potete assolutamente scrivermi o al mio messaggio, chiamarmi, ecco, dice, poi c'è anche il mio numero per avere più informazioni. Però intelligenza artificiale, in questa dimensione di complessità, bisogna assolutamente fare uno sforzo, noi educatori, noi che lavoriamo sul tema pedagogico ed educativo, dobbiamo fare uno sforzo di apertura, andando oltre la dimensione di stereotipo. Conoscendo che si basa sulla matematica, ma dopo la matematica e lo sviluppo della matematica in questa tecnologia, in questa dimensione di ricerca, apre tantissime domande. Quindi sicuramente la dimensione linguistica è importantissima, capire che cosa significano le parole, è importantissima la dimensione storica per capire come siamo arrivati qui oggi, perché noi abbiamo vissuto i primi computer, i primi telefoni, i nostri studenti no. E molto spesso non sanno neanche, vogliono l'Apple, l'iPhone, ma non sanno chi è Steve Jobs. Ecco, noi abbiamo vissuto chi è Steve Jobs e allo stesso tempo dobbiamo essere pronti e reattivi e resilienti in questa dimensione di futuro per comprendere come si sta evolvendo l'intelligenza artificiale. Questi forse sono proprio i messaggi che dobbiamo mandare di più agli studenti quando ragioniamo in questi termini. Adesso lascio la parola, sono le 16. Sì, grazie Super. mille Pietro, è stata un'ora interessantissima e grazie mille per averci accompagnato nel mondo dell'intelligenza artificiale e alla scoperta di Lucy, un progetto davvero molto interessante e che sicuro sarà fonte di ispirazione per molti. E grazie a tutti voi che ci avete seguito. Non vediamo l'ora di vedervi collegati anche ad uno dei prossimi webinar di Now 2021 che inizieranno tra breve. Grazie a tutti e buon proseguimento. Grazie, un saluto a tutti, grazie mille. Ciao. Ciao.